Io per scherzare un po' l'ho chiamato Bimbo Minchia, questo Americo Vis in uno scorso video, però non l'ha presa tanto bene. E comunque, Americo Vis, ti saluto. Dai, non prendere internet sul serio. Si scherza un po', dai, si scherza un po'. Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91, su Yo-Kai Watch 2, Spiritosi e Polpanime. Dunque, in questo video vi farò vedere come affrontare Vela Nera. E Vela Nera è uno degli yokai boss dello scorso di Yo-Kai Watch, che in questo Yo-Kai Watch può diventare un alleato. A differenza del Poliministro, perché gli yokai che si affrontano giornalmente possono diventare alleati. Tranne il Poliministro, perché il Poliministro è una bitch. Ad ogni modo, il video di Terrio arriverà per questa settimana perché ho avuto dei problemi con Indeci Drago. Quello Drago non vuole collaborare, quindi mi tocca rimandare il video. Ad ogni modo, andando qui sulla cima del Monte Selvoscura, c'è una ragazza che ci parlerà di un incarico, ci darà un incarico, ovvero gettare una bambola di ferro nel laghetto della cascata, il laghetto, no? C'è una cascata più avanti, e lì c'è uno spirito guardiano. Ecco, il pettegolezzo diventa interessante. Ho sentito che lanciare una bambola di ferro nella cascata porti fortuna. E noi ovviamente siamo un po' scettici. Cose del tipo vivere per sempre felici e contenti, però lo spirito guardiano esiste. Ho controllato io stessa. Il mormorio di una voce, in poche parole, quello è Vela Nera che si lamenta della gente che gli lancia gli oggetti addosso. Quindi bisogna andare al laghetto del Monte Selvoscura, il laghetto dei pesci. Andare dove c'è la cascata, quindi la parte più interna, gettare una bambola di ferro e poi appunto rispondere a delle domande che ci farà Vela Nera e quindi poi affrontarlo in battaglia. Una volta sconfitto, lui ci chiederà di tornare ad affrontarlo perché per lui è un buon allenamento. Quindi è una yokai che può diventare amico, ok? Quando gli yokai tipo questo ci dicono che vogliono riaffrontarci, come Trisalamandra. E mi ero sbagliato su Fantasmurai. Fantasmurai ho detto che può diventare un alleato, invece no, mi sono totalmente sbagliato. Può succedere di sbagliarsi, dai. Ad ogni modo, vedete, sto andando sempre più, mi addentro sempre di più. E ci sono già delle voci, dei testi, vediamo. Inaccettabile, inscusabile, irrimediabile. Vuoi gettare la bambola di ferro nelle cascate per sempre felici e contenti? Grazie, Whisper. Hai gettato nelle cascate bambola di ferro. Hai gettato una bambola d'oro qui dentro? Noi ovviamente diciamo di no. Era forse una bambola d'argento? O ancora diciamo di no. Allora era una bambola di ferro, eh? Sì, bello mio. Era una bambola di ferro. Qualcuno con un po' di onestà, finalmente, dico io. Pure un po' scocciato, eh? Non ti aspettavi altro, vero? Ripensaci, non buttare spazzatura qui dentro. Perché Vela Nera si incazza. Wow, è successo qualcos'altro. Sei stata tu a gettare rifiuti in questo laghetto? Io ho gettato una bambola di ferro. Mo, rifiuti? Rifiuto? Mo, rifiuti non lo so. Ad ogni modo, Vela Nera è facile. Molto facile, come Bifron praticamente. Lo stesso livello. Alcuni nello scorso video di Bifron mi hanno detto che è facile, che è scarso. Sì, è facile, è scarso. Se hai gli yokai a livello 90 è scarsissimo. Qualunque yokai tranne Gattiva, se hai yokai oltre 50 è scarso, ok? Infatti, come ho detto, ho affrontato per la prima volta Bifron con yokai sul livello 60 in Spiritossi, perché questo è Polpanime. In Spiritossi, Bifron con i miei yokai a livello 60, yokai che hanno un attacco devastante, l'ho fatto in un minuto. Sono bastati solo gli Energy Max. Ok? Gli yokai che ho in questo team sono tra il 30 e il 40. Massimo 45-46 mi sembra. E dovrebbe essere forse Jettin. No, Jettin è l'unico che sta sopra il 50. L'unico è Jettin sopra il 50. Tutto il resto sotto. Sotto il 50, per ora. Per ora. Quindi comunque sia, Bifron è come Vela Nera, facilissimo. Trisalamandra ve lo farò vedere, è semplicissimo. Termaiale ve lo farò vedere, ma non ci sarà una lotta perché Termaiale diventa automaticamente amico. Quindi non ci sarà da affrontare. Ci sarà solo da andare a parlare con lui, fare una cosa che ci chiederà e diventerà nostro amico. Come on!
Ecco fatto, vedete? Solo Jetken al 52, tutto il resto sotto il 50. Neanche tanto forti alla fine sono i miei yokai. Perché proprio a me deve capitare? Gli esseri umani se ne vanno sempre in giro pensando solo a loro stessi. Eh sì, è vero. Ogni volta che gettano rifiuti qui dentro mi colpiscono in testa. Ogni volta! Pensi che quella bamba di ferro fosse spazzatura? Beh, in teoria ferro non è che abbia un grande valore, eh. Non è oro, non è argento, non è rame, non è bronzo, è ferro. Insomma. Mi dispiace davvero molto, non lo sapevo. Invece lo sapevamo, perché abbiamo buttato dentro, se no non lo facevamo, però per affrontare Vera Nera questo ed altro. Dunque non so se questo tipo di yokai può diventare amico al primo tentativo, perché è uno yokai che deve essere attivato tramite un evento esterno, non è tramite un QR code o tramite un oggetto, è tramite un evento esterno, quindi non so se al primo tentativo può diventare amico. Comunque torna domani. Vera Nera sembra un tipo piuttosto intenso. Penso dovresti fare quello che ti dice dopo che gli hai gettato quella bambola. E infatti si può tornare a sfidarlo quante volte si vuole anche dopo che è diventato amico. Come Trisalamandra. Yokai che hanno questo tipo di evento, che sono sfidabili una volta al giorno. Quindi Kuji, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Nella descrizione, come sempre, link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!